zucchi zucchi e pomodoro, buongiorno. E Pumaruolo sono frenuto. Mi sono rimaste le banane per tuo fratello. Ecco qua. Ogni volta che dico il cognome dei soci di questa pellicceria succede questo. Buongiorno, Anita, sì, sì, no, no, signor Pomodoro, non c'è, signor Pomodoro, e lei è sorda, signor, sì, Zucchi non è arrivato, no, no, la signora in vacanza, in Sardegna, sì, sì. Sa fare l'interrogatorio, signor? Sì, ma dite a me. Sì, la pelliccia. Sì, lo zibellino a Salerno. Sì, sì, ci penso io, non vi preoccupate. Arrivederci, signor. Mamma, ci è scettato con questo buonasera, signora. Mi ha fatto la croce stamattina. Io, settembre poi verrà, ma senza la sole. Disco per l'estate, 68. E forse un altro amore nasera. Antonio! Cre? Di là ci stanno i fucili. Ma non, chi l'ha buttato? Quando sono venuto loro solo. E non se ne accorto. Ma che capita? Il signor Giorgio fucile, la signora Rita fucile. Oh, che t'annaccile. Amen. Ci cava stanno i fucili. Ma mo se ne sta uno solo. Che l'ha capinato? Il marito è sceso a vedere se trova il posto per la macchina. La moglie sta di là e ti sta aspettando. Che padruana? Come padruana? Deve ritirare il maculato. Ma non è possibile. Come non è possibile? Che l'hai detto che la devi ritirare a mo? Signore, lei è pronta in 2:30. No, quella ha detto che lo deve ritirare adesso. Ma c'era l'ultima spazzolata. E mamma cosa dica a te? Ah, portami marrone. Marrone? Morrone. Ah, buone morrone, verde e giallo, e sanno di tenere il visone. Sì, ma quella è una vendita e se ne occupa Roberto Zucchi. Roberto Zucchi, quando vedi sta la moglie in Sardegna a fare i bagnetti di mare, e stava facendo la tullona. Sì, e a me come non basta, che devo fare con questo? Vabbè, vai, fallo entrare, in un modo o in un altro me la ci dico io con sta signora. Ci pensi Madonna, tu? Fai presto, e qui c'è pena. Fucili? Pronto? Fuoco? O plotone esecuzione, la vita. Addio! Signora Rita, ma sempre più bella! Non lo dite! Ma perché? Non mi riuscite che sono capitata a sproposito! No, voglio dire che sono mio marito deve partire prima di me! Ma non era te! A Montevergine! La Madonna! Che loro santuario! Esatto. Oh, io sono devota! Sì! Ogni anno ci devo andare! Bella! È finita? Ma che cosa? Ah, bella, no, ci devo dare l'ultimo. Ti devo dare l'ultima spazzolata. Sì. Donio. Sì. E se sta spazzolata ce la potesse verare in da mattinata. Sì. Sapete come fosse bella. E non è possibile perché. Ah, oh, che chiosa anda mio marito se non vado giù. La fermate l'autobus a salutare. E vabbè, non salutate dopo. Donio. Sì. Ma voi vi vedete col mondo addosso. Giù, la fermata del pullman. Mi sono folle colori. La lucca. Se arriva non torni. Sì, ma aiutati mai. Ma non quando razza gavi. Ma musi alla nera. E l'altra notte si va a San Gennaro e poi non faccio questa penata di canzone. Te la ricordavo. E come non me lo ricordo. Ah, è proprio degna di me. Bellissima. Allora io telefono più tardi. Sì, arrogate. Ah, devo dare una lucca a mio marito che cercava un pizzo dove ci andava. Ah, lo volete? Bene, bene. Già! Piano, non posso prendere il balcone. Vedi con una pelliccia che non vuole, non si permette di toccare. Vabbè, mi faccio di chiudere là, signore. Signore, ma vi devo vada a darmi anni per che tanto. Asso mi dà sta faccia. Un tappo! Che è questa fama, donna? Signore, ci sta così che si spostassi la mano, ma la pezza è solo! Piano piano, non posso fare. Ecco, vabbè.
Ma non mi vorrei amare di aria, ma perché ci stavo che ci sta su fatti? Dicerà a Giorgio che deve spostare la macchina. Che è? La borsetta? Sì. Antonio. Signora. E quanto ci mettiamo? A luna mezza. E notte? A quando ma? Alle 13 e 30. Bravo. Sì. Sì, ma aiuta. Sì, ma se mi vengo la chiana io non andato nei passi andò uscite se ne andato si sono rimasto sulle pallotte le simpatiche chi ha detto? Chi ha detto che ritorna all'una e mezza e allora tenimmo tempo vuoi vedere qualche catalogo cacciavere fa tutte cose in questa pollicceria. Vabbè, ma stiamo scherzando, il mio socio Roberto Zucchi se ne va a mannare, facendo la usura, la moglie, e io mi ha già sciruppato tutte le cose, non è cosa, dai. Mamma, come non botto, neanche non vino, tu qui, sta moglie. Vabbè, va là, va a capire la polizia, fa l'enda, vedi del luogo tu e poi vengo. Dai, tenete sempre una capa, capito. Ma vedete un po'. Quando è brutto, la sua buongiorno, buongiorno, buongiorno Anita, buongiorno. Anita, come va? Tutto bene. Tutto bene, bene. Chi sono i primi clienti in agenda? Signori Morrone, ore 12:15. Benissimo, avvisami quando arrivano, io intanto ripongo i giornali e metto in fresco lo champagne. Per brindare a un incontro? Per te. Che già eri di un altro. Dovrebbero avere un bar ben rifornito. D'altra parte, che cos'è una bottiglia di champagne quando vendi un bisone da 5.000 euro? La ditta lo vende, ma per una strana coincidenza questa volta sono io che lo compro. Non è per me, naturalmente, è per la mia amichetta, la mia amante. Ah, buone agi. Già vi sto sentendo, che ci famo Roberto Zucchi, titolare della Zucchi, Zucchi e Pomodoro, sposato da 20 anni con un'amichetta. E non sarò mica l'unico, dai. Comunque dicevo, compro questa splendida pelliccia per la signora Cinzia Morrone, una bellezza mediterranea con un corpo stupendo e soprattutto 105 di petto. C'è solo una piccola difficoltà in tutta questa faccenda. O marito è Cinzia, e già il quale è un mezzo delinquente, un mezzo camorrista, proprietario di case da gioco, insomma un tipo poco raccomandabile. Quindi noi crediamo, io e Cinzia, che il marito potrebbe insospettirsi vedendola ritornare a casa con indosso una pelliccia da 5.000 euro. E allora ho escogitato uno stratagemma. Qua ci sono 4.500 euro che ho prelevato in contanti stamattina dal mio conto personale. Quando arrivano i signori Morrone, il marito le regala questa pelliccia per solamente 500 euro. La differenza ce la metto io, la ditta incassa i suoi 5.000 euro. Il signor Morrone fa un ottimo affare per solamente 500 euro. Cinzia si piglia ovi sono. Ehi, ma piglia. Vabbè, ci siamo capiti. Oh, io ancora bene che ti voglio. Vedrai, non finirà. Ai, 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 ai. Cinzia. Io. Oh, mi scusi, signora. Buongiorno. What's passato? Ma sei tu? Sono arrivato in questo momento. Sì, allora si sta avvicinando. Ginnastica, doccia, barberia, banca e licenza di esportazione. Licenza di esportazione. C'era da spazzolata finale. Invece hai fatto l'ausolone con la difesa. Tua moglie sta fuori. Sai, zitto, mia moglie sta fuori e me la spasso un poco. Perché tu con le tue amicizie non ho mai voluto indagare. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Le tue amicizie lasciamole perdere. Lasciamo perdere, ne parliamo. Perché io sono stato sempre una persona corretta, mio caro. Corretta, curo, fa un prezzo, sennò questa pelliccia stamattina non la vendi. E chi l'ha già venduta? E chi l'ha da vendere? La vendi tu, tocca a te, mio caro. No, signore, questa pelliccia la devi vendere tu. Sì, come faccio a vendere la pelliccia se io, che sono un signor Morrone, ci hai combinato tutto con il suo prezzo? È tutto, per favore, ma noi siamo già tutti su. Antonio, io questo signor Morrone non lo conosco proprio. Ah, sì? Ah, non ci voglio avere a che fare. Ma anche? Se non mi sono delinquente, mi sono camorrista, proprietario di case da gioco, un tipo poco raccomandabile. Disgrazia, ma no, che tu hai? L'assassino, casa piccinone, ma sei zitto! E capi, casa cinque, ci fanno andare fuori, ma non ti preoccupare. Ma vuoi farmi una, non mangio da vita, dimmi una poca una cosa a me, per favore. Dimmi tu una cosa a me.
cosa sì, dunque, che se il signor Marrone tu non conosci proprio. Esatto. E la moglie? Essa sì. E non sapevi. La splendida signora Morrone, che risponde al graziosissimo nome di Cinzia, merita questo splendido capo che io sto per darle. Però con la capito, darle. Darle, ma posso venire a venderle? No, 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 darle, darle. No, darle. Ma non la anche se fa una pazzia del genere, scusa. Tentano Night Club. Una spogliarellista? Devo permettere, Cinzia è un artista, è una star del burlesque, del striptease. No, allora, ma non ci sono mai niente di artisti, quindi è spogliarellista. Ma che ho capito, un fai fasoli e pollicci, quello ci vogliono anni e anni di esperienza. Per imparare a spogliarsi lentamente, andò. Non ci capite, porta senti, ma quando vieni su mezzo campo lì si cadde, no? E ben che con la moglie, si piglia una pollice, ma che lo dice? Che lo dice? Fammi sentire che lo dice? Quando viene il signor Marrone, sa pensa che la pollice c'ha a cattissa? E invece no! E invece sì! Ma ci capite? Il marito caccia solamente 500 euro. Che là di 4.500 euro chi è caccia? Eccoli qua, li ho prelevati stamattina in contanti dal mio conto personale. Sono le tue? Sì. Tieni, buona fortuna per la vendita. Non ci capite, questo sarebbe il compenso di tutto quello che ti ha fatto sta signora. Ma ha fatto, che mi ha fatto, che ancora già veniva. Niente di me. E perciò gli devo regalare questa maledetta pelliccia. Ma che dici? Meno male, perché l'altra sera cena, inizio a cenare ai gioielli, ci sono, mi piacciono assai le perle. Ma vorrei bisogno di una macchinina per la città, me la vuoi comprare? Ma sono cavato con una pelliccia. Ma no, se ci vuoi, ti sarei offerto. Ah, ma stasera non scappa. Stasera. E dove te la porti? Non va a manzarda. A toia? Ah, mia, chi se no. Lei ci viene. E poi forse mia moglie è in vacanza. E tu ne approfitti. Ah, ho preparato tutte cose a puntino. No, io ho preparato. Ti dirò. Ce le fa buffone. Sono un pirata ed un signore. Bobagliaccio. Professionista nella morte. La valigia sul letto, la valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. Lo stai facendo tutto quanto a curia, lo stai facendo. La valigetta di Cinzia, la sua valigetta, è già là pronta in camera da letto. E poi champagne, luci soffuse in ogni stanza, fiori a profusione, musica e obiezza forte. Ma la femmina. Signore, il pezzo forte. È già disteso sul letto. Non ti capisco, non ti seguo. Un completino di biancheria intima, trasparente e spumeggiante. Alla fine sei sempre un mappino. Ti dirò, sono un figlio ed un signore. Zucchi? Sì? Anita, sei tu? Ah, sono arrivati, bene, fai passare. Bene, bene. Grazie. Stanno arrivando, eh? Chi sta arrivando? Cinzia Morrone con il marito. Va bene, non è che me ne fotte. Devi metterti subito all'opera. No, io non metto in nessuno. Già, non può uscire, mi piace. Ma qua Maurizio si parla. Non ci voglio parlare su qua Maurizio. Ho paura. Non può uscire. Ma non lo trasi. No, 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 non dite che deve aspettare un momento. Ma quale momento faccio entrare? No, no, no. Sì. Bene. Meglio ti aspetto dentro lo scappuzzino. Oh, ma lui, ma non me l'ha fatto con chi? Ma la lista chi? Ma tu, capito? Non è possibile, ma scusate, ma guarda via, ma va ascoltando. Ha ragione, scusate, eh? Eh no, che c'è stato un piccolo, veramente. Ma scusate, che fine hanno fatto tutto qua? E che sta poco bene. Ma chi zucchi zucchi? No, oh, sarà poco dopo. Oh, ma com'è possibile? No, che la diciamo da tutti e due, non sanno buono. Ah, allora, sì? Ma non ci sta nessuno con cui parlare. Ecco, ma non ci sta. E quello per parlare ci vorrebbe la signora. E allora chiamata sta signora, no? E non posso. Perché non potete? Perché sta in vacanza. Ma chi è questa in vacanza? È la moglie del signor Zucchi. E che fortuna che tiene la signora Zucchi Zucchi. Quella lavora assai, c'ha bisogno. E allora il riposo ci vuole. Brava, brava. Scusate. Dite. Ma la possiamo vedere o non la possiamo vedere questa benedetta pelliccia di visone che mia moglie tanto mi ha parlato? Ah, queste sono domande, su. Si tenesse una bella risposta. Una come? No, dico certo che la potete vedere, ma che scherziamo. Certo. Facciamo così. Io me la vado a cercare un momento. Se la trovo va a posto. Signori, facciate un press. Vado subito, vado e torno. Sì, sì. Io non tengo tempo a perdere. Ma con permesso un attimo. Chissà se ne va, eh? Signorino, perché noi facciamo una cosa? Voi vi accomodate e io vado a cercare la pelliccia. Già. Io non mi assetto fino a quando non ho visto la pelliccia. E tu la pelliccia non la vedi se non ti siedi? Assiettati! Oh. Ecco qua, sei convinta? E che modo? Andiamo! Andiamo! Roberta! Guarda! Roberta! Ma che cazzo sta succedendo? Ehi, che cazzo! Dove andate? Non posso rimanere, non posso rimanere! A me ti! E poi ti spiego! Che
Giovanno, Giovanno! Sentite da mia moglie, ti dite di aspettare qua, perché da mia moglie mi diviene di soldi, mi ha già ancora un giro, ma là! Sadi! Aspettate! Maledetta donna! Oh, ma l'hai con me? No! Con mia moglie! Ah, ah, ma sì! Oh. Salutatissi qua da cervezza! E adesso come faccio? Come faccio? Come faccio? Ma vuoi usare chi? Ah, io so! Signorina! Allora! È che la cosa sta ancora proprio veramente un po' in discussione. Ma non giocare! Ma no! Signori Morrone, avrebbero piacere di vedere la pelliccia che tu... Ma vedi un po', il signor Zucchi non è libero! No, non è libero! E come che mi dispiace sto fatto io? Ma a me, signor, che volete fare? Quello ci teneva tantissimo che io proprio oggi mi comprassi qualche cosa. Ah, si compra un osso? Oh, ho sapito! Ma fa piacere! Dunque, sì. Non siete voi che avete trattato la vendita con mia moglie? No! Mi che sono su! No, scusate, ogni tanto mi faccio pitare, già ci metto. Non va pitare come io! Lo so. Scusate. Sì. Ma voi? Chi si? Voi chi? Oh. Ah, con me? Esatto. Ah, sì, io sono Antonio Pomodoro. Ah, sì, mi vuoi questo fratello? No, Antonio Pomodoro mi chiama così. Ogni tanto lo scotto. Antonio Pomodoro. Ma ti sente buono? Non tanto. Severa. Come mi rispiace che Zucchi Zucchi non stia qui. Ma io sono sicuro che anche Pomodoro Pomodoro mi fa accattare qualche cosa oggi. Come no? Non ho mai. Come no, signora mia? Mi sorprende tanto di fare la vendita direttamente lui con voi. Con me? Sì. Non ha giocato. No, perché lui ha parlato con la signora. E tu c'ha venuto a pollice, non c'ha venuto nessun altro. Ah, esatto. Giorgio! Sì? Giorgio! Giorgio! Anita, signora. Anita, carissima. Sì, no, avete visto Giorgio mio, sì? Credo che sia appena andato via. Ma come si può? Come si può fare? Il vostro commesso aveva finalmente trovato il parcheggio per noi. Ne chi lo ha fatto? Che ha fatto? Che ha fatto? Ma è stato buono essere aiutato da poco. Signora, poco fa è venuto un signore che cercava 50 centesimi. E doveva essere lui. Penso proprio di sì. Sarà sceso con l'ascensore. Io faccio sempre le scale a piedi. È facile buono. Antonio? Antonio? Antonio, per carità, se lo vedete, bloccatelo! Addirittura! E che lo mi sta facendo correre a nanzia, eh? Che succede? Pomodoro! Sì. Ce la fate vedere o non ce la fate vedere questa benedetta pelliccia? Non è anche io, ti capito? Assauro, tu guarda, smetti! Smettila di fare queste mosse vicino a me! Antonio diceva assauro! Che non mi riuscite nel capo di ci perdonate, signora, guardate il braccio come mangio un ecco, mettila a destra e a sinistra, a sinistra, scusate, spillo, ma guasti, e che resta lì, è la pelliccia più morbida che ho già mai messa. Mamma mia, come lo sta bella, come scende, paraviva, paraviva, grazie, sì. grazie, del complimento, bene, ma d'accordo, sei confiata? Ma vede, signor, se andai io bagno sta la bussa di là. Ma bagno, ma cosa che ma che è? Uè, perché? Sono chi? Marita, e lei? Ma com'è che sta palliccia così bella? Sì. Morbida. Sì. Che scena. Sì. Costa solo 500 euro. Allora. Perché non lo sapevi, te ma non è così. Come mai? Come mai? Ma la vita di c'era buia. Ah, come mai? Come mai? Ma che se bisogno? Ma non originale. Ma che lo sapete? Ma il colore è suo! Ma bisogno! Ogni quanta volta per spiegare questo fatto, sì! E allora perché costa solo 500 euro? Poi ne parliamo, no? No! La bimba parla! Ma oh, sentiamo, ma non da mare, te lo no! E io voglio essere spiegato! Va bene, ma questo allora ve lo deve spiegare soltanto il signor Zucchi! No! Io voglio essere spiegato da Pumarò! E Pumarò non può spiegare! Ha ragione, pezzo la tavola! È un uomo! Mia moglie ha ragione! Ma siamo sempre da me! Ma mia moglie dove sta? Sta bassa! A fare che? Ah, sapremo, il parcheggio qui non lo fa mo, praticamente! Un parcheggio non so sì! Ma che state? Sono, appena sì. Lo vedete, mi dite che sì, che sono andato al comando dei vigili urbani. Ma Gesù, perché? Oh, quando attrezzo si è buttata la manica. Oh, mi hai preso, mi ha buttato la canga. Arrivederci. Ascoltate, vengo con buchi. Ma perché quando attrezzo si è buttata una macchina vostra? Non signora, è già in ufficio. Via da buchi. Via da buchi. Oh, Ciro, e te ne
come me ne sai? È il pisone! Non è così. Ma tu me l'hai promesso! E non dacci promessa proprio niente. Antonio! Sentite, non c'è tu ti affasi! Sicuramente! Ciro, ma tu hai detto che me lo compravi! Chiarimoci! E non toccatene mo! E demai! Arrivederci! Arrivederci! Grazie. 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 Bravo. 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 Ma che bel lavoro che hai fatto. Bravo. Bravo. Bravo, ma che bel lavoro che hai fatto. Ma che lavoro hai fatto? Ma che hai combinato? Ma ci combina. E hai rovinato tutto cose. Non c'è che non ha lottato lì. Sta, sta zitto, c'è. Io sono mortificato, desolato e distrutto. Andoni a casa combuttato con mano creato. Ma del resto lui ha detto che ha fatto del suo meglio. E poi queste sono cose che capitano. Ma che donnina dolce e comprensiva per sé. Non l'hai trovata mai una donnina così dolce e comprensiva? Te lo posso dire? Meglio no. E allora? Cinzia. Amore. Mi dispiace per questo piccolo contrattempo, ma ti assicuro che entro stasera metterà tutto a posto. Sicuramente. Grazie, amore. Ciao. Ciao, Robby. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Cinzia. Hai dimenticato la pellicola? Ma quanto mai non la vedi? Appunto che hai, non vuole che... Ma quanto sei premuroso! Me la vuoi sistemare meglio di così? Non signori, voleva dire... No, Roberto, voleva dire che la polizia sono le cose. Roberto, a me calma, l'ha promesso! Vabbè, ma Roberto vuole dire che è il direttore! C'è di mezzo il mare! E io voglio stesso! Ma cerca c'è te! E che ne sai tu? Ma sei ragionevole, cara! Ho ragione! Andò! Zitto! Io! Sì, e assettati! Io! Sì! Bene! Cinzia, ma tu devi capire che per come si è messa la situazione. Vabbè, che sono da zitta! Per come si è messa la situazione, diventare la. Vabbè, che se ce l'ho fatta proprio! Non è che perché se vado a Napoli c'è secondo. Diventare la proprietaria di questa pelliccia comporta delle difficoltà inenarrabili. Ma quanto mai, amore mio? Io ti sono lasciata e faccio aspetta. Ma tuo marito, caciariccia! Ciro! Guarda Roberto, tu che con la pelliccia mi sono, non eh no, eh no, eh no, eh no, è perché se ci dici così, che il tuo marito penserà che però che tu tutta c'è la faccia. Andò, ce la te lo posso dire? No! Ma che cazzo mi domanda a fare, vabbè, scusa. Cinzia, ma scusa, ma non eri tu che non volevi urtare i sentimenti di tuo marito? No, ma finalmente te l'hai detto. Scusa. Ma che sei prima, capi, quando ero tirchio mio marito? Tirchio? Se capisco, ma questa pelliccia quanto voleva dare? 500 euro. Esatto. Ma invece tu, amor mio, quanto hai cacciato? 4.500 euro. Esatto. E questo solo per avere una possibilità di un futuro più o meno prossimo. Forse. Un comodo si è messo. Amore, arrivederci, state bene e buon lavoro. Cinzia, tu non uscirai da questo ufficio. Sei bello, Roberto. Grazie, andò. Allora se la mia presenza qui ti fa piacere, sì, vorrà dire che mi metto qui e non me ne vado. Resta qua fino a quando vuoi. Sì. Tu ci guardi mentre noi lavoriamo, sì, che abbiamo perso già un sacco di tempo stamattina, però lì da la pollice senza fare tanta storia. Senti, io non me ne vado da qua dentro fino a quando non ottengo ciò che voglio. Non lo vuoi, pulizia vuole, capito? Ma non ci credo! Ma ci sono la voce! Ma mi dice ciò che la pulizia della vuole! Faccio lo ciò! È inutile, capite? È inutile! Guarda lei! Guarda qua, guarda! Guarda qua! Guarda qua! Guarda qua, guarda qua! È inutile! E capitano! È proprio inutile! È la bella della nuova pulizia! Ah! È un po' fa un signore, ma fino a un certo punto. Ah, ma bene, ah! Sono sguaiate! Ah, ma che da aprire! Noi uomini non cediamo al ricatto femminile! Ah, sì. E tu che ci siamo andati? Un ricatto femminile! Nella mia vita, che tu lo sai, Antonio, nella mia vita che è stata alquanto movimentata. Parecchie donne, parecchie hanno tentato di mettermi nel sacco. Ma sono uscito! Non lo so, dovete sapere! Quanta gente, le ragazze, bello, spaventosa! Hanno tentato. Nessuno è stato capace di soldi di andare lì. Nessuno c'è mai riuscita, nessuna. Lo so, lo so, ti posso sembrare duro e cinico, lo so. Ma Roberto, che ti sembri da poco, non mi sembra né l'una né l'altra. Ma ricordati che la fermezza è l'unica arma contro i capricci delle donne. Andiamo, andiamo a lavorare. Allora, andiamo a lavorare, andiamo a lavorare.
La lettera per la signora Scognamini che le ha tenuto 85 anni. Anita, per cortesia, fuori. E capito, vatti? Fuori. Fatti che tu i pazzi. Fuori. Fuori. Ah, finalmente sei andata. Devi andare da qua dentro. Sì. Tu te ne hai. Io non me ne voglio andare. Te ne hai, capito? Non me ne voglio andare. Te ne hai. Andò, che se sarà che io a casino. Sto passando, vai, vai a controllare. Che delinquente, tu che non la fai, non sei stato di vendere una pelliccia per 500 euro. Disgrazio, cosa? Non mi sono guardato un po'. Ma che c'è? Sono tutto sudato. E tu sudi per così poco, andò. Che c'è? Copriti, copriti. Chiedo scusa! Copriti, copriti, copriti. Copriti, copriti, copriti. Copriti, copriti, copriti. Copriti, copriti, copriti. Anita, che c'è? Anita, Anita, che c'è? Che vuoi? Ci sta il fattorino. Che vuole il fattorino? Ha visto cadere indumenti femminili. E noi che c'entriamo? Da questo ufficio. Da questo ufficio cercate di recuperarlo che non sta bene. Fate presto. Non è possibile. Perché non è possibile? Si è chiuso a finire in coppa un autobus. Un autobus. Il 167 è sbarrato. Ma se l'hanno abolito. L'hanno abolito il 167. Il telefono, silenzio. Silenzio. Vado io. Vai. Vai, adesso, vai. Ma roba, tutto fermo, che si vede tutte cose. Anita! Salottino! Gigi, vado! Da rimettere! Usi chi sta là, non piace! Ma che dici? Non sporcare! Se sei male non ci devo! Zuzzusa! Gigina! Era di nuovo il fattorino! Che vuole? Adesso ha visto cadere della biancheria femminile! Ma chi è tutta questa roba? Chi è? Chi può dirlo? Ma mo era sicura che la finestra era questa! Sì? Sì, va bene, ma vai a recuperarla, forza, fai presto! Vai a recuperarla, fai presto. Non si può. Perché non si può? Perché siete presente l'orologio in coppa faccia del muro? Sì, signore. Si sono appese sulle lancette dei minuti. Ma che cazzo è questo? Forza, fai presto, arrampicati. Vai, fatti prestare lo scaletto dal supermercato a fianco. Fai presto, arrampicati. Io arrampico, ma mi andiamo a pensare, ma mi Fai presto, andiamo. Fai presto. Lasciate. Tu te ne devi andare da qua dentro. E capite che te ne devi andare. Non posso accedere. Mai, ricordati, mai, mai cederò. Signora! Signora? Sì? È tornato suo marito! No! Sì! Giura! Quando è venuta la Madonna! E mo come si fa? Te a nascondere subito! Fai presto! Vieni qua! Vai dentro lo sgabuzzino, muoviti! Andò, levatami! Vai dentro lo sgabuzzino! Vai dentro lo sgabuzzino! Fuori, copriti! Entra! Muoviti! Non uscire più! Antonio! Viratelo tu!
Anita, ci devi aiutare. Io? Sì. E che già fa? Devi entrare in questo intrigo erotico. Buona. Ah, ti piacesse? Non metto a disposizione il mio corpo. No, signore, noi per arrivare a un certo punto ci fermiamo. Ah, che peccato. Sentite, vorrei solo ricordarvi che sotto sono nuda. Sentite, ti voglio ricordare che non è accettabile per nessuno. Così fa morta. Ma scusa che se non fui sempre. Vengo pure io. Ma che fai? Mi trovo sempre vicino alla porta. Sta chiusa, eh? Dalle 12:20. Bravo. Che stavolta sta chiusa dalle 12:20, meglio che lo diciamo, perché la cosa non è possibile, certo, che possa stare così. Scrivi! Scrivi! 12:20, porta chiusa. Non ci perdonate, perché è sempre chiusa. È andata via mia moglie. Sì. Sì. Dopo un sacco di tempo. Veramente. Sì, sì, praticamente. Non ci do. Diciamo, eh? Sì, sì. Come è venuto, così se n'è andato. Non ha capito pure. No, niente, praticamente. No, se ne sono accorto tutto quanto. Che sì, sì, tutti. Tutti. Sì, come è venuto, vestito, così se n'è andato. Se n'è andato. Senti, Antonio, io devo andare a prendere quelle cose. Datemi un domani. No, io devo andare a prendere quelle cose. No, guarda, ma che le cose. Zizza. No, è zizza, tengo qua. Andiamo, quelle cose, Antonio. Qui sotto con la macchina non apposta, è venuto con l'attrezzo. Lui ha detto: io con l'attrezzo non c'è. E se non sono marcantano, è con l'attrezzo. Ha piatto con Manuciano, l'hai trovato a posto, facci un proprio piacere. E l'ha mandato la mandella. Ho visto, l'hai detto, come se l'ha portato. Agapatosse. Lo so. Agapatosse. Lo so. Io che cosa gli ho detto? Santa Stazzi. No, la macchina non la mettere là. Allora, e lui niente. Dove l'ha messa? Allora, dove l'ha messa? Allora, e chi è venuto? E chi è venuto? Che ha fatto? Oh, Marcandone, sappia che ha fatto con voce. Signor, se mi scordo qualcosa, forse va bene. Agapatosse. Per favore. Ma cosa tosta te? Io gli ho detto, la macchina, non la mettere là. Sì, lasciate stare, no, invece no, lui l'ha messo. Signor, mi stava a fare, signor. Sandita. E questo fa, se ne va senza. Umarò, io ho cambiato idea. Pomodoro, se è possibile. Pomodoro. Grazie. Ho cambiato idea. Che idea? La pelliccia. Ah. La pelliccia di su. La volete? La prendo. Ma veramente? E c'è. Ma che piacere. Pura me. Allora subito vado. Sì. Prego. La prendete veramente? Certo. Ti sembra piacere, guarda come si mette. La pelliccia di qui sopra, il signor Morrone, la prende. Buongiorno. Eccolo qua. Buongiorno. Questo qua è il signor Zucchi, Roberto. Oh. Quindi siete voi che avete trattato la vendita con mia moglie? Precisamente, sì. Non ho avuto il piacere, neanche io ancora per il momento. Vabbè. Se ho capito bene, questa pelliccia costa 500 euro. Esatto. 500 euro. Sì. Chiedo scusa. Anita, hai levato quelle cose dall'orologio? Non si può. Perché? Sono volate. Bravo. Sei un disceso dentro un reggimento. No, sono brutta sì che passavi in quel momento. Perdonatemi, qui sotto non devo far passare più nessuno. Isola pedonale. Isola pedonale, ce l'ho detto. Non ti preoccupare, ho chiamato alla boutique a fianco. Mi ha ordinato delle auto. Brava, che la voglio, brava. Non mi meritate. No, lo so. Ah, vabbè, sì. A proposito, ci sta una certa signora Caputo. Caputo. Sì. È la mia segretaria. Ma va città trasisce. È la sua segretaria, va città. E che ne sapete? Fai presto. Signorina, buongiorno. Buongiorno, segretaria. Signor Morrone, mi hanno detto di venire qui da voi. Ah, e ti hanno detto bene. Ah, allora non ho capito male. Sì, provate a chiesto, vedi come ti sta. Questa cosa? La pelliccia. Andò. Tutto per me. Andò. Che bella. Andò. È meravigliosamente bella! Mi piace! Da morire! È un piccolo regalo perché sei una brava ragazza! Andò!
Ti faccio mai visto che uno del cazzo 4.500 euro per l'amante di un altro? Ma perché tu... Andiamo, tu pensi che sa la porta? Sicuramente. E come mamma fa? Quindi, a voi 5 siete. Se io vi posso dire una cosa, signor Marrone, permettete? A me? Sì, a voi. Vi voglio dire una cosa personalmente a voi. Posso? Prego. Come prego. Non vuoi? Dunque, se io vi dicessi che questa pelliccia... Questa! È veramente bella. Bella, l'ha fatta Antonio, eh? Sì. Hai fatto con sì, le mani sue. Piano piano li ho presi e poi... E li ha... Bravo. Dunque, vi stavo dicendo, se vi dicessi che questa pelliccia qua è veramente bella, bella, l'ha fatta Antonio. Esatto, faccio pigliare, comando, posso andare avanti? Sì, sì, se potete, però se non scappo ne porto una volta. Ma ci metto pure tu. Va bene. Dunque, se vi dicessi che è questa pelliccia qua, questa. In realtà. Capito, ma in realtà. Costa. Diglielo. Costa. 5.000 euro. Chi ha parlato? Avete parlato voi? Questo signore qua. Lui sì. Ma vorrei che sia stato tu. No, io non ho parlato. Dovete stare zitto per favore. Niente, sei stato tu. Io non ho detto niente. Ma se posso sapere chi ha parlato? Ma no, non mi può signore. Non signore, stavo parlando io, ma mi avete interrotto. Posso andare avanti? Va bene, leverà colpo signore. Signore, se io vi dicessi, caro signor Borrone, che questa pelliccia qua... Diglielo. È nata a voi. Diglielo. Costa. 5.000 euro. Poi parlate te. Sì. Parlato io. Ok. Ha detto costa 1.000 euro. No signore, ha detto 5.000. 5.000 euro. Sì, la dita. Zucchi. Presente. Antonio Pomodoro. Pomodoro. Pomare. Pomodoro. E un, e due, e tre, e quattro, e cinque. Contate. Sì, tenevo contate già. Cassa nei 500 euro papà lì. E per me l'affare concluso. Ha ragione, avete ragione. Chiedo scusa! Sì. Le cose che desideravate. Signori, per cortesia, chiamatemi un taxi. Scusate! Sì? Ma che cos'è? Dove? Questo è il pacco, che cos'è? Questo qua? Sì, questo. Me ne aveva papà. Ah, che bello! Tenete il pappagallo! Sì, sì, c'è il pappagallo. E dove sta? Nello sgabuzzino. Aspetta prima che i signori se ne sono andati, no? E ti prego, me lo fate vedere! Io adoro il pappagallo! No, no, non lo potete vedere. E perché? Perché dorme? Dorme. Ma solo un momento, io vi giuro che non ve lo sveglio! Ma detta di no! Quanto mi sarebbe piaciuto dargli da mangiare? E mo non te ne fanno! Ma hai già mangiato! E mo come sa fa? Un che palum! No, fatelo ferma! Sì, no! E quando dice no è no! Sì, no! No! Braccio fa! Qui! Andò, che fatto? Ma tu ti apri dopo la camera? Ma com'è possibile? Bene! Se glielo davo io questo non succedeva! È arrivato un momento eccellente! Oh no, Ciruzzo! Io voglio vedere prima il pappagallo! No! Inginocchiamoci, non ce lo voglio una pelliccia con 500 euro di visto! Lo dobbiamo supplicare! Supplichiamo! Anzi! Anzi, non può qua! Anzi! 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 Facete la perché la mamma vostra, Anzi! Anzi! Mamma è buona! Ah, che nobile donna! Allora facetelo per quello bello padre questo. Pure papà è morto. Che galantuomo! La mamma sa morta. L'hanno sparato. Purtroppo, mi dispiace. Condoglianze. Sapete gli agguati. Ma perché pure a me la devono camminare troppo con su dieta, ma non mi spararmi. Meno male, con colpi a te squinci, non per fuori, coverinci, non per fuori. Meno male. La gente spara, gli agguati, palle, spara le persone innocenti, le persone buone, le persone che fanno un sacco di pezzi della terra. A voi per esempio, mamma e papà da lì sopra vi guideranno per le vie celeste sicuramente. Siete una brava persona. Brava. Hanno sparato, hanno sparato. Ma io ti vado con il ma tu amico che bu. Cazzo. Ecco. Sì. Che bu. Sì, volevo dire per quale motivo quella non pelliccia. Non è volevo dire per quale motivo quella pelliccia costa 500 euro. Certo che è poco per un visone! Infatti non è un visone! E che è? Una coniglia! Ciro! Tinto! Ciro! Può
posso spiegare anche perché è successo questo. No, no, forse non ne capisco. Sì. Tu ce li hai spiegato. Sì. È importante. Anche a me, per piacere. Sì. Pure a te t'ha già spiegato. Per forza, a questo punto me lo devi spiegare anche a me. Come? Pure a te t'ha già spiegato. Per forza. Allora, dovete sapere che è successo tutto questo. Sì. E mentre che cosa si riesce a non guardare perché fa un puntevo, vogliamo tipo una gente va da stavo nella penombra dello sgabuzzino. Nella? Penombra. A penombra. Penombra. E non si vede tanto pure. Stanno a mettere le lampadine là di. Mi dovete credere, sono 15 giorni che diciamo che stanno a cagnare le lampadine. Ma quando le metti? Scusa, a un certo punto succede nel guai che sto raccontando. Domani giro. Mattina cambio le lampadine nello sgabuzzino. Me lo prometti? Me l'ho promesso. Domani mattina le cambio. Ma allora stavo cagnando a Rosseva. Sì, mi vado a cagnare le lampadine rindo lo sgabuzzino. No, quello l'ha già cagnato. Ma non signore, no. Stavate nella penombra dello sgabuzzino. Brava la signora, perché tengo tutto il cavo agli amici e mi disturbo. Allora, stavo nella penombra dello sgabuzzino. Quando inavvertitamente. Inavvertitamente? Ho sbagliato il verbo. Inavvertitamente. Inavvertitamente. Mi sta saluto a tutto qua. No, io sei da solo. Inavvertiamo che oggi fate. Avete attivato il tergicristallo! No, ma la bicicletta la dizi. Inavvertitamente ho scambiato i cartellini. Scusate! Non ho capito! Ah, signora mia, che cosa ho fatto? Allora ho scambiato il cartellino dei 5.000 euro e l'ha già messo un po' l'opunito. O punito si è visto con 5.000 euro in quella. Io le cago con lì, gli avevi 5.000 euro, e quanta carne che tengo in gola, 5.000 euro. Ha giubilato che le 500 euro e l'ha giubilato con lo visone. Tutti i visoncini, ma tu facciamo un visone tanto. Ma come, a me c'è... Questo lo sto dicendo così perché sto suonando tutto qua. Insomma, se ho capito bene, voi volete dire che questa non è di vero visone? No, ma tra il visone e il coniglio tinto, tinto? Non c'è nessuna differenza, insomma poco. Si nota poco. Ecco. Comunque non è visone! No, no. No. Questo è un coniglio! Tinto, tinto. Non ci raccomando, fate la tinteggiatura che è importante. Ma paravisone. Sì, ma è un coniglio! Sì, ma l'importante è che la paravisone. Ma tu mi avevi promesso una pelliccia vera! Ma questa è bella! Ma è un coniglio! Ma tanto chi se ne accorge? No, se ne accorgono. Se ne accorgono? E come fanno? Dalla fodera. Dalla fodera? Dalla fodera. Ma perché che te ne strana? Che te ne strana che cosa? La fodera! E mucchiori da me. E a chi la c'è chiedo? Riscufò. Andò, Ringella tu. Ma cosa c'è? Che te ne strana foto? Insomma, se posso sapere. Vabbè. Andò. Chiedo scusa. Anita, mo no. Signor Marroni, il taxi sta giù. Grazie. Sì. Prego. Quindi se ho capito bene, che sta pelliccia che ha tenuto male. Sì. Non tiene nessun valore. E voi va voleva vendere a me. Veramente, non voleva vendere lì. Ma quanto va? Che sacca è? Santo buon valere, su coniglio di... Quanto? Un cientello. Cientello. Senti, te date ma nata vado 500. Subito. Come? No, però Ciruzzo, questo non lo puoi fare. Tanto zitto, fammi. Che lo sanno là, ci fanno coniglio, capito? Via Pellicci. Una Pellicci. Beh, Pumaro. Allo. Pomodoro. Parlo con te. Te. Vediamoci a metà strada. Ma pigliate una tavola lì. Stanno tante, capo. Ma ce ne stanno tante. Teniamo pure immacolato. Meno l'otto dice. È un uomo suo. Auguri. Teniamo il cannello, no. Ti. Qua stanno i 100 euro poco. Benissimo. Tinto. Arrivederci. Arrivederci, comodoro. Arrivederci. E che ha da succedere? Io volevo sapere, guai, quindi sta facendo i pelliccia di quando sono successo. Te lo dico io, 14 anni fa, quel giorno maledetto che sei venuto qua a fare il socio mio, qua dentro, 14 anni fa. Ah, guardate che bella pelliccia che ha già trovato. Ah, bravo. A proposito, vi voglio ricordare che sotto sono ancora senza la biancheria. Ma hai ragione, Anita, procurate i vestiti alla signora, forse. L'ho procurata. Ne devi procurare dell'altro. E che ragazzi, procurate prima. Ma ce la devi fare un po'. T'ho disfatto, va bene. Senti, da proposito, quella signora che è venuta con mio marito, ma chi è? È Anita. Anita, non era una femmina. Sì, sì, sì. Ah, c'è con concorrenza. Era Anita. Ma come vi permettete? Voi vi pigliate, grazie a voi niente, va bene. Anita! Volevo fare ad andare già. Ma io ho licenza. Quando?
dice sempre e non lo fa mai. Meno male. Lo sapevo, lo sapevo. Ma che cosa? Che Ciro tornava indietro per comprarmi la pelliccia. Ma sì. Ma che re? Vabbè. Che? Mi non devo. Ma che dava no? Lui lo sa. E poi ne sapevo io. Allora Menco? E sì. Quando? Sì. Amore? Ma è mai possibile che una fetenda di pelliccia deve rovinare la nostra splendida giornata d'amore programmata da 2 mesi? Amore, bada bene, che se io non ottengo quello che mi hai promesso, manco tu avrai la tua parte. Ma tu, pazzia! Ma signore, faccio la lettera! Ma che fa che sei tutta colpa tua? Non credo! Aiuto! Qui. Aiuto! Sono aiuto, aiuto! Non è vero, non è vero! Non è vero, ma che pazzo fu qualcuno a me? Sono qua, non 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 che qua, non sono qua, non sono qua, non sono qua, solo che porto una notizia che forse vi potrebbe interessare. Ricia, fa presto. È appena sceso qualcuno da un taxi. E a noi che sono fotte. Esatto. E invece te ne dovrebbe fottere. Perché? Tua moglie. Vabbè, adesso me l'hai detta. Arrivederci. Se non andare bene. Vai. Vai. La voglio conoscere. A dopo il maggio, fa prego. Ma che stava venendo mia moglie? Sta tornando morto. Voglio farmi vedere la mia moglie. Andate Marta, amore mio. Marta, amore mio, come stai? Marta, che gioia rivederti. Che bello rivederti! Che bello rivederti! Ma come mai? Marta, Dio! Ma che bello rivederti! Roberto, che è stato? Niente, proprio niente! Che bello! Dio, che gioia! Che bello rivederti! E noi cominciamo un'altra volta! Perché sei tornata prima? Perché, amore mio, mi sono resa conto che 15 giorni lontano da te erano troppo lunghi da passare. Amore. Tesoro. No, tu tesoro. No, tu sei un tesoro. No, tu tesoro. No, tu. No, tu. Ti ho detto tu. Tu. Roberto! Sì? Ci sono novità? Sì. Sì. Io e Antonio. Stamattina abbiamo fatto un bel colpo, sai? Bravi. Grazie. Bravi. E lei? Lei? Chi è? Chi è? Chi è lei? Lei chi? Chi è? No, lei, Roberto? Chi è? Chi è? Perché sei tornata prima? Roberto, chi è? Ho capito, non è saputo registrare, sono voluto tornare subito da me. Roberto! Di? Che c'è di nuovo? Niente, proprio niente. 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 Scusami, io credevo di aver capito che avevate venduto una pelliccia stamattina. Infatti. Bravo. A chi? A un falegname. Un falegname. Pagava in contanti, un sai? Un falegname. Un falegname. Ma perché, amore mio? Perché sei tornata prima? Ma perché? Te l'ho detto! Te l'ho detto prima! Ah. Amore, mi mancavi. Pure tu a me. Specialmente la notte, non sai? Parliamo della notte, guarda. Roberto. Io ho dormito poco e niente. Come mai? I pensieri. I pensieri. No, e il pensiero di non averti accanto a me mi straziava il cuore. Ma adesso come si dice? Come si dice? Siamo di nuovo insieme. Vicini. Ma perché sei tornata prima? Quante volte te lo devo dire, amore? Marta. Roberto. Visto che sei tornata. Sì. Adesso ho una bella cosa. Che Roberto. Roberto. Adesso tu te ne vai alla mansarda. Sì. Apri la porta. Vai in camera da letto. Camera da letto? Ti fiondi sotto le lenzuola di seta e me le scaldi. E poi? No! Sì! Io purtroppo ti devo raggiungere fra 4-5 minuti, sì. Roberto, vengono fatti cielo e rumira a spiegare, ma subito ti raggiungo, amore mio. Roberto! Dimmi. Ti devo dire la verità. Sì. Se sapevo che stavi così. Sì! Ti tornava a ira. Perché non l'hai fatta? Infatti è un pochino lungo da spiegare, ma ora sono qui, amore mio. Roberto! Marta! Roberto! Mo te ne hai! Come me sì, te ne devi andare immediatamente, devi correre a casa! Roberto. Vai alla manzana! Sì. Vai in camera da letto, fiondati! Sì. Sì. Io subito ti raggiungo! Vai! E non cominciare senza di me, sai? Roberto! Marta! Oh, ma che bello rivederti! Dio! Che bello! Che bello rivederti! Marta! Roberto! Dio! Che bello rivederti! Mua. Ciao! Corro! Vai! Ma va a fango! Andò, corre! Marta, mia moglie, una tragedia, è tornata con 15 giorni di anticipo dalle vacanze!
mi devi aiutare perché se ne hai un'altra malamente con me. Neanche la serata. Ecco, ma già. Santita! A me qua dentro mi sta venendo la claustrofobia, ma manca l'aria. E a me, ma sta venendo un mancamento. Ovvero? Sapere che è stato? Quello, ma mia moglie. Va a casa, sì? E trovi i regalini che ho fatto a Cinzia sul letto. Ah. Ma non fa niente, può essere pure che non se ne accorge. Ma come non se ne accorge? Come non se ne accorge? Che la sei direttamente in camera da letto, non se ne accorge. Oh mamma mia, e allora che si fa? Che si fa? Che la prima cosa ti allora 5 minuti a non farlo più. Vieni qua dentro e non uscire più. Quando sei a casa. Senti una cosa. Devo andare a casa. Devo andare a casa. Devo arrivare prima che torni mia moglie. No, capito? Non ti muovere di qua, capito? Che c'è? A caldo con freddo non ti muovere. Antonio! Antonio, mannaggia! Aspetta, io che faccio? Resta qua, fai, vedi. Ah, vedi se... Anita si è procurata i vestiti per la signora. E mi raccomando. Sì. Mo che porto la tua pacca. Vedete, pure che l'ingoppano tu cammina nella munizia, capito? Vado, devo raggiungere casa prima di te. Il telefono. Il telefono. Fai presto, rispondi, dici chi è, pronto? Sì, chi è? Dici chi è pronto? Pronto, al momento. Dici chi è pronto, al chi telefono? Chi è pronto, al momento? Al telefono. Non c'è mai la mano poco. Fai presto. Non c'è mai la mano poco, ragazzi, tutto sulla tua imbarazzanza. Sono una pezza in giro. Dici, pronto? Pronto? Pronto chi è? Momento. Pronto chi è? Chi è? È Anita. È Anita, bene, ha procurato i vestiti alla signora. Procurato i vestiti alla signora, si è procurato. Benissimo, io vado a casa. Benissimo, si è vado. Aspetta. Che altro c'è? Anita, ci sta una guaia. Che altro guaia? Che altro guaia ci sta? Aita così stava venendo Marta. Ma che sono stato in media o te? Che sono stato in media o te? Hai fatto buono che ce l'hai. Ma è buono che la gita è troppetta. Aita si usava. Usava? Usava perché si è se ne aiuta. Però stava venendo una da vodka. Vuoi dire che sta andata a vodka? Ma che vuoi dire che sta andata a vodka? Ma è impossibile. È impossibile. Dio santo. Ma capito? Senta, Ari, facciamo una cosa. Cominciamo la capia. Hai visto Marta? Sicuro? Sempre a capo. Sì, ti conosco. Bello. Se ne è giù. Poi siete una nata o tu? Sì, non te credi! Embria! L'anno se ti va da dire! L'anno se Andò! E perché? E che vuoi riuscire? E che vuoi riuscire che mi stai sa di qua? Andò! Dopo qua! Andò! Dopo magazzi! Non mi piace! Andò! Non mi piace! E capite che hai troppe! Non mi piace che stai tagliando un po' di cacca! Marta Martona! Sei sempre un qui! Andò! Volevo dire che è bello rivederti. Che bello. Ti fa piacere? Certo. Ma dovresti sapere il piacere che fa a me rivedere tutti e due. Specialmente a te. Grazie mille, ma che piacere dire, sentire queste parole. Sì. Ma che bello. La prossima volta non stare via tanto tempo, capito? Mi manca. Sì, questo mi dispiace la ciullonca. Come no, a me non t'ami lui da solo. Ma non vi dovete preoccupare, soprattutto tuo amore. Sì. Perché ho deciso che da oggi in poi di qua non mi muovo più. Ma se fa amorezza, come è contento di questa mamma. Senti, amore. Dimmi, caro. Visto che ci troviamo, come hai trovato e cosa a casa? No, ma non ci sono ancora stata. Bene, benissimo. Che mazza che ti... E allora facciamo così, ti precedo. Vai tu. Vado prima io, faccio quel servizio e poi subito mi faccio... No, sta già fanno... Se voi rimanete qua, ho bisogno di 4-5 minuti, si rimane un attimo con il con Antonio. Sì. E vi guardate le box del catalogo di autunno. È vero. Io 10 minuti e torno. Sì, buon amore perché il catalogo sta è qua sopra. Roberto! Roberto! Vabbè, dimmi, amore! Quasi dimenticavo, eppure dimmi, Antonio, guarda, sono tornata apposta per chiedergli questa cosa. Sì. La testa, non mi funziona. Dimmi, amore, la teta. Sì. Amore, dimmi. Prima che tu vada via. Sì. Ramma con cose sorte. Guarda, mi ha ricordato che devo passare per un banco, ma che sono rimasto con 10 euro e una manciata di spiccioli. Vado, prendo i soldi e torno, va bene? Dimmi, cara. Guarda, secondo me se rifletti bene, sì, ti rendi conto che ti è rimasta qualcosina in più. Non capisci. Non capisci, Antonio. Non capisci, non capisci. Ma come mai non capisci? Non lo so. Adesso gli rinfresco una memoria. Sì, dei 4.500. Ah. Euro. Bravo! Quelli che hai prelevato in banca stamattina. Ah! Quei 4.500. Bravo. Come l'hai saputo? Posso ti appetinare? Non credo. No. E perché io appena sono arrivata all'aeroporto, sì, subito sono corsa in banca per versare un assegno. Bene. E indovina chi è che ha fatto l'operazione? Il chirurgo! Non fare lo spiritoso, tu! Amabelia, chi ha fatto questa operazione? Lo vuoi sapere? Sì, certo. Lo stesso impiegato che ha passato il tuo assegno stamattina. Bene. Bravo. Complimenti a ragionare. Bravo. Ma i cazzi tuoi di... Silenzio! Zitto, andò. Non so la penna proprio la bocca.
Robby. Oh. Che mi dici? Che bello, Marta, come hai detto? Robby. E che lo dice, Robby? Bimbo, stai aiutando un bambino? No! E beh, niente. Ah, niente? Niente! Perché secondo lui 4.500 euro sono niente! No. Ma tu lo sei. Non scherziamo, non scherziamo, che è una cifra importante! Ah, importante! Sì. Quando sei comodo, vorrei qualche spiegazione. Era l'ingibit, sì. Niente. 4.000. Nel senso che io i 4.500 sì. euro li ho prelevati sì. perché li ho prestati. Prestate, dillo! Forza, chi? A un amico! A un amico! Chi è questo amico? Questo amico è un uomo francese da amico! Antonio! È schifo! No! Sì. È vero sì o no? No! Neghi dunque di aver ricevuto il denaro? Nego! Ha negato? E ha negato sì! Come lo nego? E questi che cosa sono? Antonio! Me l'ha dato lui! E perché si trovano nella tua tasca? Ce l'hai messi tu! Appunto, per un prestito! Oh, sai, io devo parlare! No, Antonio, ascolta! Se si tratta di faccende private, insomma, così un poco intime, io non voglio sapere proprio niente! Non dammi retto, se faccio... No, io voglio parlare! No, se devi parlare tu, allora devo parlare prima io! Perché mia moglie Marta, Marta, la verità la deve sentire da me! Bravo, allora diti la verità, tutta la verità! Nient'altro che la verità! Lo giuri? Lo giuro! Bene, siediti, Marta! Accomodati, Marta! Prego! Sì, prego. Va bene. E tu, Antonio, per cortesia, vai a prendere un bicchiere di champagne perché penso che tra poco Marta ne avrà bisogno. Lo champagne? Secondo me ne hai bisogno pure io. Allora, due bottiglie di champagne. Scusa, Roberto, ma che cos'è questa novità? È arrivato un momento, Marta. Vuoi parlare per cortesia? La cosa, ti avviso, che non è piacevole. Prego, Marta. Ma questo mi sta facendo sentire male. Vuoi parlare, sì o no? Qui c'entrano donne e sesso. Ah, le donne di sesso. La donna di sesso. Di sesso unco? Ah, sesso. Donne e sesso. Ah, tu parli di sesso? Sesso. Il sesso c'entra, l'abbiamo capito. C'entrano donne e sesso perché il fatto non è nuovo. Ah, perché si tratta anche di una cosa vecchia. Sì. Ma è giunto alla sua infelice ed inevitabile conclusione. Ma come parlo bene? Dove ero rimasto? Ho fatto della... Inevitabile conclusione. Ed è infelice ed inevitabile. Infelice ed inevitabile conclusione. Sì, si arrabbia. Il ricatto. Sì, la donna ricatta e l'uomo paga. L'uomo paga? È sempre l'uomo, papà. L'uomo paga. L'uomo che paga. Chiedo scusa, giusto per capirci quel tantino in più, così, per parlare. Che cos'è che di preciso paga questo? In questa occasione una misera pelliccia di visone. Ah no! Ma sì! No, ma non mi dite che i soldi erano per quello! Esatto, è così che Antonio ha messo a tacere la signorina. Antonio, sono dispiaciuta. Ma che ho messo a tacere? Quale signorina? Disgraziato, già sei uno. Ma che stai dicendo? Ti posso assicurare, guarda Marta, è una cosa impossibile. Tutte le donne che passano per questo atelier, lui ci passa sopra come se fosse un autobus. Antonio, ma una cosa che sta facendo? Ma che sta facendo? Ma che sta facendo? Chiedo scusa, che succede? Niente, è la nuova indossatrice. È la nuova indossatrice che si farà vedere l'ultima creazione di Antonio. Quale creazione, per cortesia? Cerchiamo di capire. L'ultima creazione di Antonio. L'ultima creazione di Antonio. L'ha fatta lui l'altro ieri. Sì. Giaguaro maculato. Sì. Chiedo scusa, si può sapere lei chi è? Sono. Adesso lo dirà. Sono. Chi sono? Appunto, dica chi è? Chi è? Sono. Non è. No, invece è. Lo vedi, lo ammetti, un'altra della serie, una delle sue donne. Sentite. Sì. Signorina! Sì? Signora, quello che siete, per favore, è arrivato un momento in una capandella. Ecco, bravo, appunto, dicevo. Ma io vorrei sapere bene quale capandella già non ha. Te lo dico subito, quale capandella da bravo. Dovete dire alla signora Marta, lì presente, moglie del signor Zucchi Roberto, nonché direttrice di questo negozio. Voi con chi avete una relazione in questo negozio? Esatto. Con chi avete una relazione una in questo relazione. Negozio? Una relazione. Sì, voi. Vado? Momenta! No, fatela parlare, per favore. Signorina, dite, volete parlare per cortesia? Ma che devo dire? Altre sordine! Dovete dire per favore con chi avete una relazione in questo negozio? Con chi avete una relazione in questo negozio? Ah, con chi avete una relazione? Allora Enrico! Sì. Chi è? Lui! Capitati! Benissimo! Molto bene! Molto bene! Benissimo! Sì?
in questo caso, signorina, sì? Io le consiglio di lasciare immediatamente il nostro salotto. Veramente no, e per quanto riguarda il futuro, e lei e il signor Antonio, di organizzare altrove i vostri incontri. Sentite, io credo proprio che dovrei rimanere. No. Io penso proprio che te ne devi andare. Roberto, sì, tu sai che è pagata la pelliccia della signora? Non che io sappia, cara. Benissimo, se la tolga. Non posso. No. Tu ti devi stare zitta, capito? Zitta! Che ci hai combinato un sacco di guai da stamattina. Avanti, signorina, da brava ragazza, si tolga subito la pelliccia. Non posso. Non può. Deve togliere la pelliccia. Non posso. Non può. Non posso. Ma perché? Perché no. Marta! Andò, stai fermo, capito? Andò. Come ci devi parlare? Minimo fra 20 anni. E 20 anni, ma non fallo esagerare. Esagerato, con tutto quello che hai combinato, ma tu veramente stai scherzando? E che dovevo fare secondo te? Che dovevo fare? Mi dovevo lasciare con mia moglie? Dopo 20 anni di matrimonio mi dovevo lasciare con mia moglie? Antonio, ma che stai dicendo? Anita, che c'è? Fuori c'è la signora Papà. Non la conosciamo. La conosciamo. Com'è? La signora, la conosciamo. Chi conosce tu? La signora Caputo. Ah, questa è un'altra della serie. No, questo non c'entra niente con me. Antonio, c'entra? Mi devi fare la cortesia, con me non ci devi proprio parlare. E capite che non ce la parlo? Oh, sentiti, non voglio parlare proprio con nessuno. Sì. Io voglio sapere solo i miei vestiti che fine hanno fatto. Tene ragione la signora. Sì, tene ragione, vai a procurare i vestiti alla signora, fai presto. Sì, ma la signora Caputo che già fa? Ma che bolsa, signora Caputo? Che è per il visone. Hai detto che comincia a farsi brutto, è venuta, ha detto che lo vuole cambiare. Ma di quale visone si tratta? Ma del tuo, naturalmente. Sì, l'hanno riportato dalla tintoria, non è vero? Sì. Non si sarà mica ristretto. No. Io non mi fido tanto di queste tintorie. Lascia signora fuori e porta il visone dentro, capito? Ah, ho capito. Signora Caputo fuori, visone dentro. Allora, vai, la signora dentro e il visone fuori. No, signore, il visone dentro, la signora la lasci fuori. Muovata! Antonio, tutta risolta, Andonio. Ma perché se te ne devi andare? Non mi toccare! Facciamo pace. Non mi toccare, capito? Te ne devi andare, io faccio con te, non ci parlo nemmeno mai. Antonio, aiutami. Te ne devi andare. Antonio, aiutami a uscire da questa situazione e ti prometto che non mi metterò più nei guai. Non me l'ho fatto proprio. Ma ne vado su cosa capa. Antonio. Te ne devi andare. Antonio, ti prometto che non mi metto più nei guai, ma mi devi dare una mano, mi devi aiutare. Che c'è fatto? Mai tutto che sapesse che devi andare. Dai, forza, vai. Cinzia. La lezione mi è servita, sai. E allora? Da oggi in poi rimarrò fedele a mia moglie Marta. Veramente mi piace questa situazione, molto molto. Ricordati bene, mio caro, solo adesso ti passerà una mano. Solo ora ti passerà una mano. Grazie. Ricordi che la famiglia si unisce e non ci disunisce. Dio, Antonio, quanto hai ragione. Grazie. Quanto hai ragione. Ma che fa così? Perché sa che è un grande mappino. Ma no. Non se ne aiuta con la promessa. Signora, ma non è così, è qui, io mi sono accorto. Ce la voglio cambiare! Signora, me la voi dovevate aspettare! Scusate, ma io sto aspettando da 10 minuti! Antonio? Sì. Vuoi parlare con la signora dentro il mio ufficio? Come? Non ci vado dentro l'ufficio! Vai! E prima ci muovere, anche tra 5 minuti devo stare in ufficio! Non ci metto meno di 5 minuti! Non signorina! Sì? Dove andate? Sto via solo 5 minuti! Posate la pelliccia! Non ho capito. Ho detto posate la pelliccia. Io non poso nessuna pelliccia. Tu ne la posa subito da subito. Io non poso proprio niente fino a quando Antonio non mi dice se posso cambiare. Cambiare, ecco. La pelliccia? La devo così. Se qualcuno mi vuole, sono nel mio ufficio. Le vedo che è pure io. Ma perché si vuole? Ma perché si vuole? Sentite! Sì? Voi mi conoscete? No! Non ci conosciamo! E allora è arrivato il momento di sapere la signora chi è! Io non voglio sapere la signora chi è! E neanche io! Io voglio sapere soltanto come è entrata in possesso della mia pelliccia! Glielo dico! Glielo dovete dire! Avanti! Me l'ha regalata il mio amico! Come? Un amico tuo ti ha regalato la mia pelliccia! Prima di tutto la
pelliccia è mia. Veramente è mia. Mia cara, il mio amico è una persona molto conosciuta. Oh, vero. È chi fosse presidente della Repubblica. Ah! Sentite, è arrivato il momento della presentazione. Forse è meglio. Sì. Eh già. Dovete sapere, mia cara, che la signora qui presente è la signora Morrone. Esatto. Cinzia Morrone. Sì. E il marito è il signor Morrone. Bene. E il nome fa Ciro Morrone. Bravo, ma sanno tutti quanti chi sono. Bene. La signora Morrone. La signora Morrone. Esatto. Esatto. Ma che piacere, signora! Il piacere è tutto vostro. Io voglio sapere chi è l'amico vostro. Ma adesso che ce ne importa? No, lo voglio sapere. Voi lo conoscete? Io! È lui! Porco! Porca ma uomo sono! È inutile negarlo! Adà! Che c'è? Avete portato i vestiti? Niente vestiti! E allora? Shh, Marta! Oh, Santa Barbara! Ha telefonato Roberto da casa sua. Forse a casa sua bene. Bene, non lo dico io. Bene non lo dice nessuno. Quella cosa là sopra al letto non ci sta più. Ah, questo è un male. Non ci sa più manca Marta. E questo è un peggio. Siete una signora Marta sta giù. Probabilmente sì. Senti, per cortesia, blocca e non fa la salire su subito. Esatto. Per quella cosa là. Ma non mi piace, un'idea per la testa. Vabbè, allora io vado e blocco Marta. Vai, fai presto. Vado! Vai! Non ti ascoltare, non morte la vestita! Fatta zitto, ma domani adesso scordi, io sempre la coppia bella! Per favore! Ma che sta succedendo? Niente, proprio niente. Azz, niente? Sì. Io vedo su movimento. Avanti, Antonio, che sta succedendo? Per cortesia, finiti le lucane, sta succedendo a letta, quando ho cominciato la commedia, già faccio più. E allora? La signora si deve vestire. E perché non si veste? Perché sto nuda. E capite che stanno in due? Mica già fa. Ce ne hai vestite due io. In giro anche proprio. No, tu sei Italia. Ma signora, non c'è tocca. Ah, e va che non ci vuole usare. Niente, come una foto. È sfilaguro. Ecco. Dove mi cambio? Da questa parte, prego. Aspetta, sì. Aspetta. Mia... Momento. Sì. Ma ci sono anche vestiti da sì. In quello che momento. Ma io non ti facevo così maschio, così un amorista. Sì. Dico, mamma ridonna, mi piace la romanzista. Che bella capitola di gente. E orecchie sano, una signora stessa. Ma mi stai scendo appunto di nuovo, perché si va a vedere. Vieni, vai a vedere. Sei come il lupo. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Diverto tutte le cose piazzate. Ma stai facendo un lugari! Stai facendo un lugari! Ma tu che? E capitano! Antonio! Ma non ne cagnate voce, ma che re? Ma che? Antonio! Mamma mia! Già ci faccio! Già mi sono il collo della camicia! Sì. Ma si chiama collo della camicia, si chiama! Ma sempre così si è chiamato! La signorina chi è? Che la ha? Sì! Non ho indossatrice! Bella, bella, bella! Grazie, grazie, grazie! Ma cagati, ti parla per la pelliccia! Come state? Non andato bene, Antonio. Ma come mai? Mio marito! Che ha combinato? Ha scippato il parafango di una mini minor! Rindò parcheggiarlo comune! Ma perché già aveva una macchina sotto a chi? Scusate, ma si tratta di un graffio preoccupante? Oddio, è andato molto in profondità! No, signorita, non mi preoccupate! I graffi si aggiustano. Le ossa no. Avete ragione, avete ragione. E adesso? E adesso finalmente mi piglio la pelliccia. Avanzo! I vestiti! Scusate! Ho sbagliato porta! Ma la pelliccia... Antonio! La pelliccia! Ma la pelliccia! Antonio! Sì, un momento, si deve spogliare subito per la dama. La pelliccia. Antonio, voglio la pelliccia. La pelliccia. Antonio. Signora, come l'avete tirata su questi capelli? Con lo spirapolvere? Mi piace. Come la pelliccia? Fai mettete? Fofo, ma ti rispiego? Finalmente! La pelliccia! Sì. Antonio! C'è. Se vedete mio marito, sì. Facete la setta per carità! Ma perché non sta con voi? No, è da vigili urbani! Sta gonfiando il palloncino! Ma è bel fare! Non signore, ma fare se siamo ubriaca! Ma che giorno è il mio marito che...
alzato il piano dei palloni, secondo poco, e poi siamo andati qua, quando la palluna da con fiori. Pronto, ciucchi e pomodoro? Sono buono perché la dieta è mamma, tesoro. Ma già che mi asfacci per cugnare, non è così. La dieta, con cucina e leghi. Tengo un sicci e citrulli, che siamo lì? Capita, scusate. Emma capita sempre questo. Antonio! Capitano dei vicini italiani? Ah, maresciallo! Mi faranno capitano! Sì, è venuta la moglie! Guarda, sì! È venuta la moglie, sì! Sono ancora marito, Giorgio! Sta ambriato! Ha fatto una straccia! Lo so! Va bene, capitano, con bene lo faccio sedere! Non vi preoccupate! Arrivederci! Capitano! Mi fanno capitano, non vi preoccupate! Arrivederci! Allora, Anita! Che c'è? Dite che tra poco mi deve venire Giorgio, marito della signora Rita. Sta ubriaca sicca. Allora se ti accorgo. Ci ha pigliato una cantina. Sì. Che tenemmo guai. Ci sei il signor Caputo. E chi? Un marito è l'uomo Caputo. Io non mi rendo. Signore, che parruano? Ma tu andiamo chi è? Tu che l'hai Che non ci sta. E se che dà risposta. Che vuole parlare con te. E tu che dai risposta. E che non è cosa. E se lei. Essa! E che parruano? Eccolo qua. Ah! Anci trovata a pomerò! Aiuta a San Marzano! Ha trovato la pomerò, l'ha trovata! Ma quella pomerò mi chiama un uomo d'oro! E va bene! Sono io! Ah, siete voi? Ditemi! Ah, siete Antonio? Sì, allora voi siete Antonio Pomodoro! Vi posso dire due paroline? E io vado nel mio figlio! E io anche per te! Stai scema! Ha trovato la pomerò! Oui! Allora ve le posso dire, non ve le posso dire queste due paroline? Ditemi! Io non saci che sta succedendo. Vubia! Sì, sono stato all'ufficio e mi hanno detto che mia moglie è venuta a cercare il suo capo. E chi è questo capo suo? Come chi è? Chi è? Una persona con un sacco di influenza. Guarda, non sa dove entra. No, che avete capito? Una persona influente. Ciro Morrone! Ma capita influente, Ciro? Morrone. Ciro Marrone! Ciro Marrone, sì. Che è venuta? Sì, in questo posto, frutta e verdura. Porca! Zucchi e pomodoro! Esatto! Mi sono ricordato! Ma di nuovo posto, mi sono mercato! Zucchi e pomodoro! Zucchi e pomodoro, avete ragione! Abbiamo pescato la signora Zucchi, che è andata alla pausa pranzo giù a mangiare! Ho capito. E la pomarola? La pomarola da voi. Ma non faccio mio pomarolo mio. Ma siete capaci di dire pomodoro? Pomodoro. Pomodoro. Pomodoro sta qua. E mia moglie? Vostra moglie? Mia moglie deve essere andata in ufficio sicuramente. Può essere mai. Come no? Può essere sì, mio caro. Ma si manda di te che sta. Cioè, non penso che sia una cosa, ma poi chi siete? Gesù, chi sono? E chi siete? Chi sono chi? Io chi sono? Chi siete? Sono Caputo! Madonna, voi siete Caputo! E mezz'ora che voi sto dicendo, ma qui a capo stamattina lo avete detto? Ma là, mo da semplicare, venga a capo, ma pigliano pulmano e hanno fatto 600 chilometri! Sentite per favore, signor Caputo, perdonatemi, allora vostra moglie è giù al bar all'angolo. Ah, è andata al bar? Sì, sì. E perché non me l'avete detto subito? Né? Perché pensavo che voi eravate il marito della signora Scognamiglia. Scognamiglia, ma chi la conosce? Sentite. Dite. Io vado al bar e se non la trovo, sì? Torno un'altra volta qua. Io qua mi aspetto. Scognami, non la conosco, scognami, va niente. Che sei tutto scemo. Tony! Guarda che bella custodia che ho trovato. Che dici? La custodio bene. Pomarola! Scusate, come avete detto che si chiama il bar dove... Dove sta mia moglie? Quale bar? Dove sta mia moglie? Ah. La cremeria. La cremeria? Sì. La cremeria. Pomodoro! L'altalena, sì, sì, sì.
Sì. Tieni un bottone, spingi. Ah, grazie. Grazie. Grazie mille. Scusate. Ma chi? Un manichino. Ah, sì, un manichino, ma lo è? Certi fanno proprio bonus i manichini. Complimenti, bravo. Viste tutto scemo, tutto scemo, ma com'è questo? No, è arrivata la signora Marta. No, ma quella Marta, marrone. Ma che terra, che vuoi fare? Vuoi giocare con me stamattina? Come vuoi con tennis, la pallacanestro o ping pong? Come vuoi giocare con me stamattina? C'è sta Ciro. Sì. Maritemo. Sì. Niente di bene, non vi sfugge nulla. Niente. Qua bisogna fare qualcosa. Ma dica, ma fa. Chiudi niente che la porta. Uffa, ma siamo la tagliella. Chiudi la porta, per favore. Porta, sale. Fate i vestiti. Ma come si fa? Io devo andare in ufficio. Ma che muovi? Che muovi? Ero! Angelo Marrone! Angelo Marrone! Angelo Marrone! Angelo, che piacere vedere, ogni volta che mi vedo è sempre una novità! Bello, bello, bello! Calma, calma, è troppo bello, Angelo! Che fine ha fatta la segretaria mia? Che fine ha fatta? Posso chiedermi a buia? Che fine ha fatta? L'ultima volta che l'ho vista è quando è venuto qua, poi non l'ho vista più. Che l'è venuta a caccagna che la maledetta pancia. Sì, non l'ho vista proprio. Pomarone. Pomodoro. Siete capaci di chiamare pomodoro? Pomodoro? Sì. Ma voi tenisse poco il rotello fuori posto? Oh, mamma mia. No. Smettila di dire le parole. Ma parli sì o no? Che cosa è Ancina? Scusate. Sì. Posso parlare? Sì. È stato così. Sì. È pure tu. Lo tenete. Oi. Pronto, zucchini? E Gigi? E il... Ho commesso questa pace. Dimmi, Gigina. E vi si vuole una giacchettella e una gomma. Non ti preoccupare, Gigi, è roba di mamma. Ma è roba vecchia, io la butto giù. Gigi, arrivi da prima, coppa no puma. No. Coppa no non la bandiera. Cicci, non fa niente in terra, cagami. Cicci, sei una cosa. Non porta niente in coppia, capito? Ciao, Cicci. Ma finché niente. Ricommessi, Cicci. 20 minuti fa. Sì. La signora Luana me l'ha sa. Ma non mi dispiace questa cosa a me. Sì, ma là. Finito. In fondo a quella strada c'è bene una cosa. Aspettate, come si chiama sto bar? Ovisione! No, non si chiama Ovisione, si chiama, aspettate che leggo nome, Luna Rossa! Esatto, si chiama Luna Rossa! 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 Mi stiamo aspettando? Sì. Rendo bar la signora Luana. Addosso. Il cane non c'è stampa. Volete ricere cacca? Non è mai venuto. Appunto. Io devo andare un po' nel mio ufficio. Tu non ti muoverà. Sì, signore. No, mo la porta. Scusate, posso sì parlare sempre? Non ci parla. Parlante. Dite che è la porta. Da stai zitto? Sì. Io te ne. Non te vuoi. Ma se io suono è chiude, scusate. Pronto, e Ciccino con me. Cicci che è? Ma chiamo se. E mi serve una policia. Ti preoccupare, sono chi? Posso far pigliare una poco l'aria? Ah, sì, e danno i biscottini. Tieni a te pure un lato, Cicci. La tua tua Cicci, animalisti, Cicci. Cicci, non ho buffo i biscotti. E la vita, ma che è l'altro? Tu biscotti e l'altro, il cane è picciolino, no? Cicci, hai capito? Non porto il cane a coppia, Cicci! Hai capito? Ciao, Cicci! E animalisti, picchia il cane, se lo porta a pace, la città cade, lui biscotti e va bene. Avete visto la mia segretaria? No! Allora non l'avete vista? No! E con me... Guarda che ho un balcone, chissà che passo, un tram, sa ma
sta proprio chiusa. Qua è chiusa adesso. Questa qua è chiusa. Santita. E che la laccia ci mette un ciumento. Santita. Pumaro. Pomodoro. Pomodoro. Voglio parlare con il vostro socio Zucchi. Ma non ci sta, non ci sta. Era sta. È andata la moglie. La moglie? Sì, la moglie lo cercava con premura. Ah, che ha spremuto, bravo. Ma l'ha spremuto, premura. Ah, premura. Che non si vede una 15 giorni. Figurati come sta. Non parliamo proprio. Uno con la coppa sotto. La coppa sotto, sto tutto solo. Ci fate una corsa, non ci risolte niente. La casa non giusta e venisce uno, come ha già fa. Come ha già fa. Roberto, come ti sei? Una zozza, da quando me ne sono andato da qua, non sono stato cacchio di stare fermo 5 minuti, sono una zuppa d'acqua. Ma che succede? Me lo posso immaginare, si è vista mia moglie Marta, si è messa. No, non ti è vista. Allora vai giù, fai la guardia e avvisami appena la vedi. Cammina, muovere, muovere. Maronna, che fatica. Non ce la faccio io. Chi è? Sei tu? A destra, sei uno che dice. A destra? No, a sinistra. A sinistra, a destra, a sinistra. Che cacchio stai dicendo? Adesso in su. Carissimo signor Morrone, come va? Come va? Tutto ok? Tutto ok? E che piacere! Sì, beh, che piacere! È veramente un piacere! Pure per me, pure per me! Rivedere persone che credano nel gusto degli affari! Ah, noi ce l'abbiamo il gusto degli affari! Ma specialmente nel piacere della vita! Sì, piacere della vita? Eh sì, voi, piacere. Vostra moglie, la sa! Ah, fate mia moglie! Sì, sì, quella mia moglie! Quella non è soddisfatta se non mi riduce per le ossa. Quello lo riduce per le ossa. Lo ma sicuramente. Sicuramente, sicuramente. Senti, che fine ha fatto la segretaria mia? Non lo so, non lo so. Non lo sapevo. No. Perché è venuto che qua che dovevo cambiare una pelliccia. Brava, e allora forse sarà venuta a cagnare la pelliccia e se n'è andata. Ma so ci vuoi staccare. Dice che non è mai venuto. Ok, sta così, chi te stravino. Ma prima, perché quella sta una nuda mai, una da nuda a casa, tutti gli anni, che cosa fa? E non c'è ciccio, ma c'è. Scusate, chi se non sta buono caga. Lo dicevi. Ma non è vero. Per il cervello, ogni tanto gli prendono questi a capire. Ma zia! Voglio bere. Non andare a bere. Non signore, non ti abbere là. Non ti abbere, che l'acqua non è buona. Non voglio bere più. Secondo me, secondo voi, casito tutto pazzo. Esatto. Sentitemi pure. Lo dico mo e non botti chi c'è. La segretaria mia è venuta qua. Sì o no? No. No. Ma com'è così? Non sei uno là. Lì non parli in fondo alla strada. Appena una pizza si è messa in casa e cagnava lì. Ci va, la cagna è bella. Ma mo che sta? Che sarà? Salvare o brutto? 100 metri. No, 85. 85. Sì, 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 85. 85. Lo parlo brutto. Non la dici più. Non la dici più. Non l'ho vista più. Una cosa è fatta, non si può. L'avete vista? La capire una cosa bassa. Una cosa bassa. Come andare a vedere? Non c'è. Se non mi sbaglia, coppo per non era bandiera. Ci stanno vestite la signora Luana. Ma che bello, permettete! È bello, popo, non ci stanno i vestiti di Luana, ma si sta da 12, grazie! Ma ci mo faceste mettere a fare che lo per non capire! Ma che c'entra, si sta da 2 e stai vestito a base! Ma quando mi si tornaggio passato l'anno, ma ne vuoi mai che ne vanno? Me lo posso immaginare, mo con mamma fa? Con mamma fa, mo con mamma fa? Che vuoi? Aspetta un momento. Per favore, passate malità. Ma si è andato perché la prima carica mi perde, morrone e capo, che si deve sanare la stessa. Assolutamente sanare la stessa. Sta sacchiena, Nick, sta sacchiena, Nick. Hai canna. L'avete fatto chiamare? Sì, sì, vi ricordate di me. Porta il caffè presto. Vuoi pellicce lunghe? Vuoi pellicce lunghe? Vuoi pellicce lunghe? Che si sanare? Se ti metterà a parlare con la gente, cammina. No, ma metti a parlare con la gente. Ma ti fate, io non lo so. Muoviti. Guarda una mano, devi pigliare le pellicce per bene. Che e me l'asso solo a me camma. Aspetta, ha caputo. E si è stata una prima mia moglie Marta. No, si è venuta la mia moglie Marta, lo terremoto, parlammo. Terremoto. Ma caputo, qua non c'ha caputo. Io non lo saccio proprio. Ma chi è venuto qua? La segretaria. È venuto qua? La segretaria, sì. Il caputo lo conosco. Non lo conosco, a sto caputo. Comunque, tanti auguri, arrivederci. Guardate, io sento con l'SNE. Caputo, Luano, i pellicci. Se n'è andato mio marito? Sì, non te ne hai solamente tu. Ma in che senso? Nel senso che devi stare chiuso là dentro e non ti devi muovere, non devi aprire la porta fino a che non senti che noi ti diamo il via libera. Ma poi giochiamo? Sì, 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 vabbè. Via libera, via libera. No. Come senti via libera? No, Zucchi mi chiami. Zucchi? Io ho freddo. Sì. Se resto ancora un minutino qui
qui dentro mi si congela tutto. E non vi preoccupate che adesso vi diamo una pelliccia lunga lunga, calda calda, a posto di quella schifezza di coniglio tinto. E intanto che faccio? Ti devi chiudere là dentro e non devi uscire mai, mai, mai. Non devi uscire fino a che non senti che noi ti diamo il via libera, capito? Via libera. Signorina, grazie. Sì? Noi ci saluteremo più dentro, tardi. Dentro. Certamente. Dentro. A dopo. Dentro, dentro, dentro. Pomodoro! No, zucchi! Ah, zucchi! Se... Ho la zucchina, cominciamo! Zucchi! Vabbè, zucco, zucchi! Niente va bene, zucchine sono una cosa, io mi chiamo zucchi e basta! Dici di dicendo che sto qua? A chi? A mia moglie, no! Vostra moglie? E io sono tornata a rete apposta per lei! Ah, chi si è caputa? Un marito e l'uomo, ma come faceva? A te, vostra moglie, sì! Ma ce l'avete consegnata? Non ce l'avete consegnata? Sta fatendo per lui! Guardate, io vi voglio dire una cosa, vostra moglie l'ho conosciuta per la prima volta in vita mia questa mattina, quindi... E mi fa piacere. È una bella signora, una donna deliziosa, molto bella, complimenti, sì. Mia moglie. Aspide, come dicono i francesi, un petit bijou. Ecco, sì. Santi, oui. Io ci ho appena passato una mezz'ora massacrante alla polizia. Alla polizia? Sì. Niente di serio, spero. A sentir loro quasi... robe tribunale. Addirittura tribunale, sì. Che abbiamo affatto in galera, lo sapeva, vedeva. Voglio confessare, vi dirò tutto. Io voglio sapere solo se mia moglie se n'è andata. Sì, ma non è colpa mia, se vostra moglie si è messa a girare per tutti i negozi in sottanino. Mia moglie in sottanino? Trasparente! Trasparente! Ma fatto spugliare Antonia! Antonia ha fatto spugliare mia moglie! Ma perché gli servivano i vestiti in prezzo, capite? Ho detto, forse meglio se cominciamo a rocare. Cominciamo da capo, è iniziato tutto quanto con la pelliccia. Sì. E questo lo so. Oh, quindi, capite? Era fatta la pelliccia. Certo, come no? Io voglio... Allora, voi sapete della pelliccia? Sì. Bravo. E di Ciro? A chi è sto Ciro? Non sapete niente di Ciro? No, ma che ci trasse sto Ciro? Ciro se la facevo con vostra moglie. Ma voi che cazzo state dicendo? La verità! Ma io pensavo che avesse chiuso con certe cose. Pazze chiuse, quello nel suo momento migliore per certe cose, diciamo nella sua stagione migliore per certe cose. Mia moglie? Sì, sì, sì. Santi! Poi... Ma voi con la stagione state parlando? Gesù, di quella in corso. Ma siete sicuri? Sicurissimo, piuttosto adesso che vi guardo bene, che vi osservo. Va bene. E voi? Io? Perché non cercate di recuperare... la vostra gioventù, la vostra prestanza, la vostra potenza, perché? Magari potessi! Ah, e non ve ne incaricate, ci pensi io. Sì! Entrate in quella stanza. Là. Sì, va manata. Chiurito l'occhio e manata, la sì. Abbracciate forte, forte, sì. La vasata. E non vi fermate al no, primo no! Iate! Là! Là! L'eutanasia! Cammina, muore! Permesso! Menata! Benissimo, anche questo è fatto. Che è successo? Sta salendo Anita. Anita sta salendo, maronna mia, ha trovato i vestiti e come sono da fare? Che sia la cosa migliore. Che sia la cosa migliore, come mamma fa tu. Oh, che sentito! Mi dice te, sto portando da sotto ma io ti sei che non puta me. Io gli dico, non giaccio mai per lui. Vai. Sta salendo mia moglie, ma tu che dici? No, mia moglie Marti, niente, a coppa bacio, niente. Roberto! Marta, prima che cominci a parlare, ti voglio ricordare che siamo sposati da 20 anni e te. E tu? Io. In tutto questo tempo? Marta. Non hai mai fatto niente? Marta, qui. Sei più carino. Ma che fa? E perché? Ma perché, amore mio? Il modo in cui tu hai sistemato tutta quella biancheria nuova e deliziosa per me, Roberto, a me mi ha fatto ritornare ai tempi del nido d'amore. Vabbè, ma quello è stato un pensierino. Sì, ma è un pensierino eccitante. Va bene, ma era per festeggiare, diciamo, il tuo ritorno dalle vacanze e per dare allo sfogo il via libera! Sì, Roberto! Non di che, ma una di quelle tue ragazze non è la tua amichetta.
Sì, quella davanti. Quella davanti? Quella davanti? E quella di dietro? Quello viene il pomeriggio, tu non la conosci. Quello viene il pomeriggio? Antonio! Ma tu questa pellizzeria l'avessi presa per una casa di appuntamenti? Ma no, no, figlio, no, ma che hai combinato, ma capire che il tuo che ti fa... Pronto? Non si vede, non si vede. Cicci, mi avevo canavita! Cicci, per cortesia, che stai scendendo per i guaglioni che è pollice, fammi il passo! Via libera, via libera! L'ascensore sta scendendo, ma signora Marta, blocca! Chiudi la chiave! Il guadagnaccio! Cicci, pellizia libera, Marta, chiusa! Beh, ciao! Ciao! Oh, cane, no! Non hai avuto cane? Ma che testa! Ha rotto fuori, esco! Ma che è successo? Che succede? Che cazzo? Sta salendo Ciro! Ha staccato i miei vestiti dal pennale della bandiera! Guardate fuori al balcone! Sta salendo Ciro! E tu perché ti nascondi? Non hai capito? Ma scusa, tu non sei l'innamorata di Andò? Sì, l'innamorata di Andò. Ah. Sì. Sì. E allora perché ti sei nascosto quando hai visto mio marito? Per l'impressione di trovare il suo uomo. Ma che marito non sta qua? Senti, voglio sapere se mio marito sta qua! Dentro! Dentro! Per favore! Bra! Grazie! Bra! Grazie! E mo mi spiegata che ci faceva nei vestiti la signora Luana goppo per non rapare. Perché? E specialmente perché? Va camminando a catti in mezzo a noi. Questa è una bella domanda. Ci vuole una... Io secondo me gli darei una bella risposta. Ma che scherzi, quello è più che legittimo, la deve avere una bella risposta chiara e chiarificatrice. E ciò voglio dire. E ciò voglio dire, dunque, secondo questo... lui, Sarita che sta no, secondo me sta un po' balcone. E invece ha da staccarti. Sicuramente. Chi ne vive, chi ne stravisco. Signora Morrone, come va, come va? Come va? Entrate dalla porta di servizio. Come dire, io qui è come se stessi a casa. Ma la prossima volta fatemi vedere. Su un gammese l'ho visto. Bella. Certo. Bella, bella. Ma bella. Bella. Ma sei pronta alla polizia? Archimede ci ha fatto provare. E tu che ci fai? Come che ce faccio? Mi sono venuta a scegliere una pelliccia. Che se ti piace? Mi ammacco. Ecco qui. Sì? C'è per il maro. No, ma stiamo chiudendo? Sì, sì. Che non chiude nessuno. Ma sono spiegato che non chiude nessuno. Okay. Lieva questa cosa qua, leggiamoci. Non posso. Agilista, lieva questa cosa qua, leggiamoci. Non posso. Ma che si sta... Mamma mia, patate. Mamma rubatata, si hanno raso, non ci calmate. Mia moglie tutta hanno riso tavolo. Non ci calmate. Mia moglie senza niente sott'apo lì. Non ci calmate. Ma che mangia calma. Il capace nostro si scassa tutto corpo. Che sta succedendo? Ui. E tu che ci fai? Come avete detto? E tu che ci fai? Tu che ci fai? Tu che ci fai? Ma scusa, ma perché tu la conosci? La conoscete? Oggi la conoscete! Ma chi? Ma che sei? No! Ah! Ma perché tu la conosci? Ecco, ma no! Che le ha innamorate Antonio! E come mai questo fatto? Capitano! Marta! Ma non sapevi chiusare la chiave dall'ascensore? La scassata! Oh, maronna mia, adesso mi nascondere, mo! Ma non lo so! Io me ne vado! Come io vado? Andiamo! Signori, ognuno al suo posto! Ognuno al suo posto, via, faccio tempo! Oggi! La nostra lancia! Scusa, la vostra moglie! Ascolta! Sì! Ma perché mi sta a nascondere? Ma non lo sappiamo, non c'è il caso, c'è da andare. Dove ci mettiamo noi? Andiamo via. Nello sgabuzzino. Ah, noia! Sì. Nello sgabuzzino. Ehi, guardi, sta mia moglie mezz'anno. E vabbè, sì. Allora ci siamo a me. Dopo un po' qua. Ehi, ehi, e io non mi hanno nascuto. Non ci faccio dire che cazzo mi dico. Non mi interessa niente, se devi togliere la lavanda agli occhi miei. Signora, sta! Non mi interessa! Asciugita! Se li acchiappa!
capo! Se pigli a quei due il peso più grosso che ci resta sono le orecchie! Dove stanno? Dove stanno quei disgraziati? Se li acchiappo! Se li prendo! Me li metto sotto i piedi, li devo fare che non sono buoni più! Anzi no! Prima li schiaccio, li arrotolo come tante polpettine e poi dopo me li mangio! Antonio! Roberto! Antonio! Ciro! Ma... se lo aspettavo. Era solo ieri sera, ma mi sembra un milione d'anni fa. Eppure non sappiamo neanche chi siamo. Già sapevamo troppo, la luna piena sul mare. La sabbia tra i piedi, soffice come seta. E noi distesi sulle rocce. Soffici come piume. Ah. Che è stato? È mica tanto soffice veramente. La verità, hai ragione, c'erano delle pietre così grosse. No, se perché si stavano pure preta così grosse. Amore! Ma adesso non mi sfuggirai. E dove mi porti? A Rovoto. Basta che non ci stanno il roccio. Zoccola, zoccola, zoccola! Tu che dici? Zoccola! Bravo! Tutto a posto! Tutto a posto! Tutto a posto! Tuo marito se ne è scappato con mia moglie! Ah! E dove? Goppiscolo! Allora possiamo scappare pure noi! Mi arroiamma! Goppi in roccia! E allora, che dici? Ma sì, ma tanto come una foto! Amore, aspetta! Che c'è? La pelliccia! È tutta tua. E chi fa con zucchi, zucchi e pomodoro? No, solamente zucchi. Io lo dicevo che i zucchi sono buoni. Specialmente capo marolo. Ciao, mi seppo, quei pomarolai, ciao. Io non so se sono troppo scemo l'uomo. O sono troppo... E femmina. Antonio! Sei rimasto solo! Sei rimasto? Solo! Sì. Perché? Ma proprio solo, solo, solo! Non mi vedi, sono solo, solo, solo. E non vuoi nessuno vicino a te? No, voglio stare solo, solo, solo. Sai, io invece penso che avere una donna vicina ti farebbe felice. Chi dai? Ti... Lo sento. No, a me no, non mi fai felice. Antonio! Ma è possibile che la mia vicinanza non ti metti un po' di fuoco addosso? Devo darlo, che sto ciucando le fritte, capito? Antonio! Devo darlo! Ma sono più fuoco! Ma quello fuoco! Fornesce! Non ci sono più! No, no, no! Le ho poca mezzo, ma Santa Barbara mi... Le ha fornito, capito? Madonna! Che hanno per le luci mie! Caputo, mi siete impressionato! Anzi, mi sono impressionato! E che ci avete? Hai ragione, mi sta cagatino, caputo, caputo! Se una fosse carente, e meno male, sono tornato! Ha dato un colpo da sotto! E meno male! Pumano! Ma che state dicendo? No, stai dicendo che se mi deve fare male, io tu l'ho sopportato, l'ho preso qua e qua. La parte importante, ti capi, per non fare malamente. Lo... Carlo! Carlo! Eccola. Ti posso fare una domanda? Certo. Ma se ho ben capito, ecco. Tu mi stavi pedinando? Scusate, ma vuoi la pedinata? Io veramente... No, 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 rispondi! Avanti, rispondi, Posso rispondere? Devi rispondere! Ma io sono il suo uomo! E niente di meno? Ti permetti di pedinarmi? Scusate, allora non avete fiducia. Avanti, la tieni la fiducia? Che sono bella risposta. Avanti. Avanti. La tieni sì o no? E come non ce l'ho la fiducia? Ce l'ha la fiducia. La tieni. La tiene la fiducia. La tiene la fiducia. E una santa. E una santa. Ma siamo sei santa o santa? No, come do? Lei è una santa. Allora. Sì, io sono chi? E allora,
Ci possiamo sposare? Voilà! Ha fatto una graffa! Una graffa? Una graffa, Uovere, ma voi non siete sposati ancora? Ma no! Povero, ma poi tu! No! Non c'è ancora questa soddisfazione! Lauda ancora questa soddisfazione! Lauda ancora questa soddisfazione! Permettete che gli dica una parola! Prego! Caputo! Sì, venite! Sì. Ma non è che solite pensare poco in coppa, no? No, vabbè, no, 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 no! Niente proprio! Io faccio mo, o non lo faccio più! Mi distruggi se stanno se! E voi che dico? Che dico? Ma anch'io, certamente! E perché? Perché è l'unico uomo della mia vita! Annacato da lungo momento! Non mi lanci pazienza, amore! Mi sono lasciato pigliare! E va bene, amore! Chi mi ha chiamato? Io no. Ida ci chiama! Che ce ne dobbiamo andare! Ce ne dobbiamo andare! Caputo, 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 mi raccomando, arrivederci. E tanti, tanti auguri. Un buon matrimonio, mi raccomando. Molti figli, Caputo. Sì, figli assai. Santa figlia! E i vostri però, Capo, vanno essere i vostri. Sì, oh, che bello. Antonio, la pelliccia ve la dovrei dare, ecco. Ah, no, 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 non vi preoccupate. Facciamo che un mio regalo di nozze. Grazie. Persona gentile. Grazie. Ciao, spisca. Grazie. Arrivederci, Caputo. Arrivederci. 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 Ci non mai. E io mi c'è. La prossima volta. Via, ragazzi, secondo voi, signori, adesso ditemi la sincera verità. Non mi con macchista, no? Mo' sono sposo. Don Michele Bravo da Cadrete. Augura, augura, tanto non l'osso pure a me, la gente, bacio, bacio. Un secondo, disse manda la macchina, lo manda là e lo mette e corre. Io ne sono certo. Ma che caccia state dicendo? Sta gente così, non mi nebbi. Antonio! Eccola. Che c'è? Senti, per quella cosina in sospeso tra di noi, ecco. Che dice? Ti do il nome e indirizzo? Ma vieni a trovare a casa, sì? Se l'ho fatta! Ah, ma buono, ma è! Non è così, ah! Ma non scrivete, la mano sotto! Una la mette, la mano! Non c'è niente da fare, non c'è niente. Ciao, Tony! Arrivederci, Anthony! Che? Arrivederci, è tornato spagnolo, eh? Ciao! Ciao, ora vai, Anita! Ma vai a pigliare la soddisfazione che mi mancava da parecchio tempo! E voi, Giorgio? A dare qualcosa che non davo da parecchio tempo! A sapere! Giorgio, una cosa, è vostra moglie? Ah, mia moglie, sì, mia moglie! Quando arriva? Quando arriva? Ecco, quando arriva le farete voi compagnia. Giorgio, sì. Muoviamoci, prima che sia sotto tutto così. No, no, no. È solo questo, c'è ma... Brava, I love you! E con merito tu. Che tu ti caffa? Andiamo. Sì. Anita! Dimmi. La pelliccia è un mio regalo di nozze. Ah, oh, un regalo? Sciorcio. Ciao, sì. Monamurra! Tale qua! Quante piace! Giorgio! Sì! Giorgio! Sì! Attenzione, non addormentarvi sulla brioche! Avete visto quando la femmina sono passata adesso nei negozi? Avete visto? Ognuno se ne è giunto con una pelliccia. E nessuno è loro la pavata. Nessuno. La femmina. Che potenza che te la vedi. Però sì, che se sei femmina non so mai che l'uomo, no?
tutto grazie, anche se c'è stata la partita del Napoli, però a noi lo pallone mettiamo un po' da parte, però è anche bello il teatro, qualche serata, magari divertente, spero ci siamo divertiti un po'. Volevo soltanto fare alcuni annunci. Allora, qui sopra, questa è la serata che quando facciamo spettacolo, sappiamo state che camminano parecchi euro, e sono le pellicce. Le pellicce che vedete qui sopra sono della ditta Patrizia Scialla, che sta a Via Colombo numero... C'è il figlio qua? Sono soggiute? Ah, no, no. Che numero è? 51. Esatto, già lo sanno. Numero 51. Quindi se eventualmente qualcuno di voi volesse trovare una situazione per un regalo, magari alla moglie, anche al marito, perché si vende pure giubbini di pelle... alla mamma, all'amante, suggerito dal pubblico. Io già fanno, posso fare una domanda agli uomini che stanno qua? Se proprio ci deve rovinare, chi di voi tiene l'amante? È già Sama. Oh, alzate la mano quel signore. No, quello là, vedi, quel signore là. Signore, vedi, lei. Signore, tutto a posto? Non vi preoccupate. Se qualche cosa noi del teatro riserviamo anche di queste cose, insomma ci portiamo, ci accogliamo di tutto, non vi dovete preoccupare. Comunque, vabbè, allora la pellicceria, vi raccomando, per un bel regalo lo dobbiamo fare, perché per fare questo spettacolo, se non ci stava la signora Scialla con la pellicceria, ovviamente con altri sponsor che adesso dirò, non si poteva fare, perché è uno spettacolo che voi avete visto, gira una pelliccia, non veniva. Noi purtroppo non potevamo fittarle, allora la signora Scialla, via Colombo numero 51, no, si è preoccupata di darci. Quindi un applauso alla signora Scialla. Grazie. Poi teniamo il Belvedere, che è un hotel con l'amante, uno potrebbe anche trovare posizione, se qualche cosa... Se andate alla pellicceria, vi raccomando, dite che fate parte del Teatro Izzo, avete visto lo spettacolo, che ci sarà un buono sconto sicuramente, 10, 15, 20 pure per cento. Mentre se andate con l'amante a Belvedere, non dite che state a capo, perché dice no, va visto pure vostra moglie, poi non dite niente. Poi dopo ci sta la pasticceria, rossicceria Pieretti, Walter, bellissima, buonissima, che sta via Fabbricata a Puccianello, dove adesso il mio amico attore Amedeo Mattiele deve leggere qualcosa. Ah, già, è vero. C'è il biglietto, è una poesia. Ma sta giovendo? Sì, piove. Oddio, piove. Allora, è un anniversario, la pasticceria Pieretti compie 25 anni di attività. La moglie? Non sono nozze d'argento. Sono 25 anni di attività, 30 novembre 1985, pensate, e 30 novembre 2010, quindi il 30 novembre ricorre il 25esimo anniversario. La pasticceria Pieretti in questa occasione ringrazia tutta la clientela della fiducia e della fedeltà dimostrata, e ci sarà un free coffee all day, cioè un caffè San gratis. Sanno i ricciuni, insomma. No, signore, è inglese, tu non impari l'inglese. Free coffee all day. Che significa? Significa caffè gratis tutto il giorno. Che giorno? Che giorno? 30 novembre. Tra poco. Alle 19 c'è l'happy hour con musica dal vivo. Sempre gratis. Happy hour, sì, vengono pure Giovanna, sì. Allora, il vostro artigiano pasticcere si impegna a scegliere genuine materie di prima qualità e a garantire un gusto autentico delle sue creazioni. Firmato Walter Pieretti. Ma ci sta qua in sala? Non c'è. Dove sta? Dove sta? Eccolo. Non lo vedo. Signor Pieretti, Walter. La pasticceria è lui. Che vi devo dire, signori? Noi vi ringraziamo. Adesso il Napoli vince 2-0. Bene. Vi auguriamo un buon Natale, un felice anno nuovo, e speriamo che l'anno prossimo, meglio di chi, se lo diciamo sempre, ma non succede mai. Va bene? Ti voglio presentare soltanto gli attori, le attrici, e poi ce ne andiamo. È violento perché io va a reale. Antonio Cesarano. Peppe Merola. Maria Grazia Calvanese.
un crawl, questo è un crawl che cammina. Mimmo Coppa! Tina Gesù Maria! Daniele Maranello! Carmen Di Mauro! Amedeo Mattiello! Eva Carosa! Ernesto Punto!